Vedi, dottor, Roma è una città che parla. Basta guardarla per capire tutto. Pure quando c'ha i dolori sembra che allegra perché sa mascherare. Però diceva bene prima lei, sì. Sì, Roma pare che l'hai messa sotto, che l'hai dominata. E invece ne scappa via come un'anguilla. Si piega ma non si spezza, eh? Sento che a lei piacciono le battute, eh? Si vede che lei è monticiano, sia pure onorario. Senta, se gli serve ancora la carrozza, io l'aspetto qui perché mi fermo qua. Questo è un posto buono, qua si trovano gli stranieri, i pellegrini. Io i clienti me li capo. A proposito, dottore, a lei piacciono le battute, ma qua come si muove, la città è piena di madame, sì, insomma, dei poliziotti. Meglio perderli che trovarli. Grazie dei consigli. Ecco, prima le signore, chiudi lo sportello. Va bene, San Mazzari. San Mazzari. Ecco. Va bene. E tu che vuoi? È una foto pure io, no? Grazie. Quando mi moglie saprà che l'ho vista alle Versailles, bianco colone, è un'ammiratrice sua. Non si perde manco uno dei film che fa. Salutamela, eh. Senz'arsi. Che sei libero? Come no? Ma che ci fai qui? M'hanno scritturato il cavallo per un film d'ambiente romano. Sa, con quel comico nuovo, quello greve, grosso. Ma ha già finito. Andiamo. Lei, dottor, mi deve scusare, ma non me ne ero accorto che era una madama. E che voce, c'ha un'aria così simpatica. E poi era la prima volta che raccontavo una barzelletta. Sì, tranquillo, non ti preoccupare, portami una trattoria tranquilla dove si mangi bene, va. Sull'Appia Antica, là si mangia bene alla grassa, eh. No, e poi col cavallo qui ci arriviamo in 2 minuti, sente aria di casa. È nata all'acqua santa.